Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Tutto chiarito, Fabrizio Miccoli a Lecce è stato sostituito e non ha chiesto il cambio. Il capitano rosanero ha parlato in sala stampa e ha fatto mea culpa per una situazione piuttosto ingarbugliata che si è venuta a creare. Sentiamo alcuni stralci della lunga ammissione di Miccoli, che poi parla anche della gara contro la Fiorentina. Sentiamo. Non sono stato io che sono andato e ho detto fammi uscire, perché non mi sentivo comunque di dirgli così. Il mister mi ha visto che mi ero isolato. Mi ero isolato da tutti gli altri, stavo comunque male, stavo dispiaciuto e ha preferito sostituirmi e far entrare Abel, che poi tra l'altro ha fatto gol. Però io non vedo tutto sto casino su stato sostituzione qua, che poi tra l'altro è andata anche bene per noi, quando magari le 5 volte consecutive che mi ha sostituito e che ho rosicato come un matto, perché dopo 2 minuti c'è stato il rigore a San Siro e nessuno ha detto niente. Una partita per me come tutte le altre, è stato un anno bello che ho fatto a Firenze, mi sono trovato bene non rimpiango niente di quello che ho fatto, però è una partita come tutte le altre. Dopo aver suffruito di un giorno e mezzo di riposo, il Palermo è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Bocca di Falco in vista del match casalingo di domenica contro la Fiorentina al Barbera. Non hanno preso parte alla seduta gli 8 giocatori impegnati con le rispettive nazionali oggi: Sirigu, Cassani, Nocerino, Andelkovic, Ilicic, Bacinovic, Casami e Pastore. Lavoro a parte invece per i difensori Balzaretti e Bovo, mentre Goian e Piniglia si sono dapprima sottoposti a terapie e poi hanno lavorato in palestra. Distrazione muscolare invece per Darmian, che salterà quindi la gara contro i Viola di domenica prossima alle ore 12:30 al Barbera. L'ex capitano del Palermo Eugenio Corini, adesso tecnico del Crotone, in occasione di uno stage per allenatori è tornato a Bocca di Falco per visionare una seduta del rosanero. Corini ha anche parlato con i giornalisti presenti al tenente onorato. Sentiamo. Grande emozione, per me lo sapete, Palermo ha rappresentato nella mia vita qualcosa di molto importante che rimarrà a prescindere dal mio percorso professionale, dunque quando torno a Palermo è sempre una grande emozione. Io adesso ho intrapreso questo nuovo percorso professionale, è normale che allenare il Palermo sarebbe un grandissimo traguardo, però a prescindere da questo, quello che abbiamo costruito insieme in quei 4 anni stupendi con il rapporto con la gente, rimarrà a prescindere. Poi è normale che l'occasione professionale del Palermo può essere qualcosa di straordinario. Palermo favorito sulla Fiorentina per l'agenzia di scommesse Cursal Bookmaker. Il successo del rosanero nella gara in programma domenica al Barbera è quotata 1,80, il pareggio a 3,40, la vittoria dei Viola a 4,50. La Repubblica riporta altre dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Delio Rossi lunedì a Coverciano. Non sono mai stato vicino alla panchina viola, ha detto Rossi. Il prossimo anno, mai dire mai, fra l'altro sono anche in scadenza di contratto. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.